Buonasera, innanzitutto fatemi ringraziare in apertura di questo webinar Franco Nasi, Daniele Petruccioli, Enrico Terrinoni per aver accettato subito l'invito a partecipare a questa, diciamo, tavola rotonda virtuale. Direi che ci sono due motivi per essere qui. Il primo è, diciamo, nel contesto dei festeggiamenti o delle celebrazioni per i 25 anni di Tradurre Letteratura. Abbiamo avuto un primo incontro con Valerio Magrelli a dicembre, un secondo incontro con Laurence Venuti. Stiamo aspettando nella tarda primavera, sperando di poter avere la presenza a Rimini anche Daniel Pennac, e questo è appunto il terzo incontro per ricordare appunto, e per celebrare appunto questi 25 anni di storia del corso di Tradurre Letteratura. C'è una seconda ragione che sarò veramente brevissima prima di cominciare. C'è una seconda ragione che credo meriti di essere appena accennata con un piccolo punto di polemica. E cioè, io credo che esista, per così dire, diciamo in questa maniera, una sorta di via italiana alla riflessione sulla traduzione. Una via che in qualche maniera che ha letto tutto, ha studiato tutto, ha visto tutto quello che è successo negli ultimi 30-35 anni nel campo appunto della traduzione, ma che va al di là di quello che io penso sia una specie di sociologismo parasemiotico dei translation studies degli ultimi anni, e che nella sua riflessione sul tradurre, parte appunto dal tradurre. Enrico dava come opzione al titolo di questo incontro Basta tradurre. Non l'abbiamo scelto perché può essere equivoco, ovviamente. Basta non nel senso di stop per tradurre, ma basta è sufficiente tradurre. Parte appunto dal tradurre, dalla concretezza del tradurre e del lavoro dei traduttori. Credo che questo sia un elemento importante, è un elemento che distingue un po' i lavori che perlomeno ciò che non solo ci contraddistingue, ma che anche ci unisce in questo incontro. Come è organizzato la serata? Ognuno di noi ha alcune parole o alcuni concetti, direi io, importanti o centrali nella propria riflessione. Partiamo con queste parole, con questi concetti e poi ci passiamo la palla, per così dire, l'uno con l'altro, in una sorta di passaggio di consegne. Comincio io con due, direi io ho due parole. Ogni intervento sarà brevissimo, 5, 6, 7 minuti al massimo, quindi in 5, 6, 7 minuti è una specie di concentrazione di tutto quello che possiamo dire di significativo, non sarà semplice. Ho in realtà due temi, due parole fondamentalmente. Uno è quello della prima interpretazione, interpretare, il secondo è l'altro, l'alterità. Credo che siano due temi, due concetti che dal mio punto di vista identificano bene quello che è il mio pensiero sulla traduzione, sul tradurre. Comincio due parole brevi sull'interpretare. I greci hanno una parola per definire chi traduce oralmente, quello che oggi chiamiamo interprete. Quella parola è ermeneus. Ed è un termine che i greci monolingui prendono in prestito da un'altra lingua, una lingua straniera, che è il cario, perché appunto non avevano nella propria lingua un termine che vi corrispondesse. Quindi all'origine c'è questo interprete, un interprete nel vero senso proprio della parola, nel senso moderno della parola. Ecco, una lingua sconosciuta è. Che cosa fa l'interprete? L'interprete cerca di far capire una lingua sconosciuta. Una lingua sconosciuta che appunto è incomprensibile, oscura, per chi non sa la lingua, fatta di suoni che appaiono inevitabilmente vuoti, che consegnano chi ascolta e che non sa quella lingua al buio dell'incomprensione fondamentalmente. Diciamo così, quasi alla deriva di qualunque senso. Se non so la lingua, sento dei suoni e basta. Dunque l'interprete
è chi fa luce in questa oscurità, dando una possibilità di comprensione. Ecco, quello che mi piace però sottolineare è che far luce in questa incomprensione, far luce, è anche il compito della filosofia, come per Platone, far sì che lo sguardo si rivolga dall'oscurità alla luce. Chiarire dunque, no? L'interprete chiarisce, vedere con evidenza ciò che prima non era possibile vedere, in latino mirare, admirare, in europeo smirare, il principio della filosofia. Dunque, allora, quello che mi sembra importante sottolineare è che la traduzione orale, per assurdo, è il modello di ogni soluzione a un inciampo nel comprendere, come avviene appunto con una lingua sconosciuta, ma anche come avviene con un pensiero nuovo, con un pensiero diverso. In questo senso anche l'interpretazione come ermeneutica, in quanto tecnica di comprendere i testi e come metodo di comprensione filosofica, trova nella traduzione la sua origine. Dunque, rovesciando la prospettiva tradizionale, non è la traduzione che è un tipo di interpretazione, ma è l'interpretazione che agisce come una traduzione. Ogni atto ermeneutico è una traduzione nella misura in cui pone in relazione un'alterità con un soggetto. Dunque, la traduzione è all'origine anche dell'interpretazione, perché la questione non è parlare, ma comprendersi e trovare nell'altro qualcuno che ci corrisponda. Voglio dire, la parola è vuota se non passa attraverso una relazione che ci traduce, che ci porta fuori dalla soggettività e così può svelare la nostra identità. Ecco dunque, interpretazione da una parte, alterità, altro dall'altra, no? C'è una citazione di Levinas che mi piace da morire, che dice così più o meno, me la ricordo, dice: l'altro non è solo un alter ego, ma è ciò che io non sono. E lo è in ragione non del suo carattere, della sua fisionomia, della sua psicologia, cioè non è questo che fa dell'altro l'altro, ma in ragione della sua stessa alterità. Allora, dire questo cosa significa? Significa comprendere che c'è una distanza che non può essere mai colmata. C'è un limite che mi divide dagli altri e che non può essere oltrepassato, che mi separa e mi definisce, potrei dire, nella mia solitudine. È un solco che però è il principio per la conoscenza del soggetto, perché è proprio questa assoluta alterità, questa frontiera incolmabile, che permette di farsi presente a sé del soggetto. Ora, già qui c'è un abbozzo di una risposta: perché tradurre? Perché tradurre allora? Che cosa cerchiamo nella traduzione? Certo, cerchiamo qualcosa in cui possiamo riconoscerci, ma anche con più desiderio ciò che è estraneo, forse è incomprensibile, forse è intraducibile. Forse traduciamo perché sappiamo che c'è qualcosa di intraducibile. C'è un desiderio di relazione nella traduzione, un desiderio di definire il proprio sé nel rapporto con l'altro da sé, che non escluda l'altro ma lo riconosca. Direi quasi come se nella relazione con l'altro da sé, che nel caso della traduzione letteraria, ad esempio, è il testo straniero, potessimo meglio scorgere la nostra soggettività, come se nell'accogliere l'altro comprendessimo noi stessi, ma direi ancora qualcosa di più radicale, come se nell'incontro con l'altro da sé, fosse possibile superare la nostra finitezza. Dunque, la traduzione esiste perché gli uomini parlano lingue diverse, diceva Ricoeur, e sembra una roba banale, no? Dunque, la traduzione esiste perché gli uomini parlano lingue diverse, ma in quella diversità riconoscono un valore, una possibilità di completamento. E solo quando siamo esposti alla diversità, siamo esposti a quella diversità e riconosciamo un valore, una possibilità appunto di completamento, solo quando quella diversità esplode, la diversità che le lingue ci impongono, solo in quel momento abbiamo come la sensazione di poter andare oltre la nostra finitezza.
Quindi come se veramente la traduzione ci mettesse in questa sfida alla finitezza nostra, alla finitezza delle nostre lingue locali. Ora ci troviamo di fronte a un paradosso. Una traduzione può essere fondata solo sul desiderio di incontrare l'altro per meglio comprendere se stessi, ma rigettando ogni idea che pretenda di impossessarsi dell'altro. E fare questo significa tuttavia rinunciare a una parte della propria soggettività. Un rapporto dunque che necessariamente non implica identità, che rifiuta l'identità. Un rapporto che può essere inteso solo come un processo, come un cammino, un atteggiamento che riguarda tutto però, la vita anche, non solo il testo. Dunque mi sembra che la traduzione, non il tradurre, anzi preferisco dire, non chiami solo a un lavoro intellettuale, ma ponga proprio un problema etico. E direi quasi educativo, condurre il lettore all'autore, condurre l'autore al lettore, con il rischio di seguire due padroni, diceva Rosenzweig. Questo è impossibile senza instaurare con l'altro una relazione speciale. Cioè vuol dire praticare ciò che possiamo chiamare con un'espressione meravigliosa di Paul Ricoeur, su cui Franca Cavagnoli ha detto molto in realtà, e praticare l'ospitalità linguistica. Ed è un'ospitalità che è modello di tutte le altre forme di ospitalità, che in qualche modo le possono essere simili o le si possono avvicinare. Allora, se vuoi tradurre, devi uscire dai tuoi confini, devi andare oltre i tuoi sodali per trovare quel qualcosa di nuovo e correre il rischio dello spaesamento. Come Abramo, che abbandona tutto, si vota l'erranza e Livri, che etimologicamente è colui che viene da un'altra sponda e va verso un'altra sponda e che sa che non potrà più tornare indietro. Abramo, non Ulisse. Ulisse torna, ritorna indietro. Abramo va e non sa dove andare e non tornerà più dove era. Tradurre allora ci sfida perché non possiamo parlare di traduzione realmente se non mettiamo in gioco il fatto che fra due lingue, due culture, due mondi, c'è sempre un qualche tipo di differenza e che dobbiamo accettarla. Non si traduce se come primo atto non si riconosce e si accetta questa differenza. Per questo io ho parlato spesso di, riprendendo Freud, di lavoro del lutto, perché la capacità di amare, dunque la creatività necessaria per tradurre, viene liberata solo dopo, come dice Freud, aver rinunciato a tutto ciò che è perduto e dunque aver trasformato il lutto in un'apertura all'incontro con l'altro. E finisco dicendo questo, che proprio in questo senso che tradurre trascende del tutto la questione linguistica, ma proprio in senso lato, non solo linguistica, in senso proprio della linguistica formale, per andare al cuore della nostra identità. Cioè è la prova che l'incommensurabile lontananza dall'altro può venire trasformata in desiderio e in desiderio di relazione. Diventi il luogo in cui i conflitti possono essere accolti, in cui le culture non si scontrano, ma vengono ospitate. E nell'ospitalità, che è un atto concreto, nel quale vengono messe in gioco le nostre esperienze, le nostre vite, l'incomprensibile dell'altro può essere accolto appunto come una ricchezza in più. Io passerei la palla adesso ad Enrico, ringraziando di nuovo tutti per la loro presenza qui. Grazie Stefano, grazie tante perché mi hai dato degli spunti. Io avevo delle idee da cui partire, adesso invece voglio partire da quello che tu hai detto, da un paio di punti, anzi da un paio di, credo, di snodi. Hai parlato di chiarire e oscurare. Mi viene in mente che una delle poche parole italiane che in inglese non sono tradotte è proprio chiaroscuro, che rimane chiaroscuro anche in inglese. E tranne in un testo che è il famoso Finnegan's Wake, in cui questa parola è tradotta e diventa clear obscure. Clear obscure. Ora facciamo uno sforzo ancora ulteriore e la decliniamo, questa parola, la facciamo diventare un verbo, chiaro oscurare. Secondo me tradurre
certi testi, testi aperti, testi infiniti, testi estremi, quelli che piacciono tanto anche a Franco. I testi estremi significa chiaroscurare, significa rivelare col trattino fra ri e velare. E questa è la premessa, ma è anche il punto di arrivo, quindi lo dico perché Daniele poi sappia che arriverò a questo punto qui, però vorrei anticiparmi e ripartire da quello che diceva Franco. Tu hai detto interpretazione e altro. E a me viene in mente che siamo stati abituati per tanto tempo, forse anche in maniera non proprio precisa, a considerare l'interpretazione l'insieme maggiore e la traduzione l'insieme minore, no? Come tu dicevi giustamente. E quindi, ad esempio, Umberto Eco, appunto, questo diceva, la traduzione è una specie del genere di interpretazione, più o meno come l'Homo sapiens è una specie del genere Homo. E come il cavallo domestico è una specie del genere equus. In realtà io sono convinto che il discorso che tu fai ha un senso profondo, perché l'interpretazione ha a che fare con la logica e con ricomporre un mosaico, cercare di appunto di trovare il bandolo della matassa, tradurre probabilmente precedenti. Io sono abituato a fare questa equazione fra traduzione e esistenza, cioè io credo che noi veniamo al mondo traducendoci, cioè ci traduciamo al mondo, siamo esseri che si autotraducono continuamente e mi viene in mente che quando nasciamo e cominciamo a piangere perché abbiamo perduto un ambiente sicuramente più confortevole di quello in cui stiamo affiorando, questa è una traduzione, non è un'interpretazione. È la traduzione di uno stimolo, di un impulso, di una sensazione in suono, in dolore, in gridolini. Non è un'interpretazione, non è ricomporre il senso. E quindi l'interpretazione, se vogliamo, diventa quasi un passaggio successivo, che però è foriero di ulteriori traduzioni, ovvero di prodotti, che sono prodotti che diventeranno punti di partenza. Per questo io non amo parlare di testo di arrivo, perché la traduzione come testo di arrivo è un testo di arrivo e di partenza. È una fine che è un inizio, oppure come viene spesso detto anche da Frasca e da altri, un finizio, cioè un inizio fine che comunque porta sempre è sempre foriero di nuove strutture e di nuovi punti di partenza e di nuovi punti di arrivo. E questa l'infinibilità della traduzione, cioè il fatto che non possiamo considerarla mai compiuta. Tu parlavi prima di limiti e del fatto che si va oltre, anche oltre noi stessi, si fa un salto in altro, no? Un salto nell'altro, e si arriva quindi a essere altro senza neanche a volte comprenderci. Io però sono convinto anche che in questo nostro tentativo di diventare sempre altro, ovvero di spiegarci e di svelarci, c'è una parte, una componente che tu hai parlato forse di imponderabile, che deve rimanere. Perché deve rimanere? Perché il senso profondo della letteratura, dell'arte, della musica, non è la comprensione, Certo. ma è anche noi andiamo al museo, leggiamo un libro perché siamo affascinati dal mistero. E se poi la traduzione di questo libro, o l'interpretazione, o la spiegazione, oppure la critica, lo toglie il mistero, hai fatto qualcosa di non giusto. Quindi il disambiguare fino a un certo punto. Certo. Il testo ambiguo resti ambiguo, non nessuno renda chiaro ciò che era oscuro. E questo ovviamente vale più per i testi aperti, quelli che Eco chiamava aperti, che io chiamo infiniti, perché non, il testo chiuso davvero non esiste. Eco faceva questa distinzione fra le opere d'arte e le non opere d'arte, dicendo appunto che c'erano testi, anche testi chiusi, i testi appunto informativi. Io sono convinto che nessun testo è chiuso, perché davvero noi possiamo fare quello che vogliamo anche di un testo che non dovrebbe fare quello che noi gli facciamo fare. L'esempio che faccio spesso agli studenti è quello che se per caso un detective trova una lista della spesa che dovrebbe essere un testo chiuso, magari quel testo lì potrà diventare sicuramente foriero di scoperte, quindi magari un testo aperto che si può interpretare per il suo contesto, non per quello che ci dice. Ed è questo un po', se vogliamo, quel rivelare, cioè mettere ulteriori veli, ma che non coprono, perché il velo in parte copre, in parte scopre. Il velo è in parte anche trasparente. E quindi rivelare, mettere altri veli, significa rendere, se vuoi, mantenere la visibilità, però anche offuscarla.
Ora, sicuramente questo è un discorso che si può applicare alla poesia, alla grande poesia, alle grandi opere, però sono convinto davvero che non bisogna eccedere con l'idea che la traduzione è solo servizio reso al lettore, perché è vero che è questo, ma è anche vero che il traduttore è uno scrittore, è uno che materialmente scrive e quindi materialmente interpreta con la sua testa un testo e quel testo che interpreta con la sua testa diventa un altro testo per altre teste. E da qui vorrei lasciare la parola al mio grande amico Daniele. Male la testa, o meglio, mi fanno male i testi, e quindi cercherò un po' di sculochiarire quello che avete detto dopo avervi ringraziato tutti e tre insieme a Tra Ore e Letteratura e soprattutto alla quantità mostruosa di persone che ci stanno ascoltando, tanto che siamo finiti su YouTube e devo dire sono intimidito da questa cosa. Vorrei ripartire un po', mettere qualche altro velo. Volevo ripartire dalla parola interprete e provare a rivoltarla come una guaina, come un pedalino, avrebbe detto Pasolini, ma in realtà mi avete fatto venire in mente, con i vostri discorsi sugli ermeneuti, un raccontino che ho tradotto poche settimane fa di un giovane autore francese, belga, in realtà di lingua francese, molto interessante, che uscirà tra qualche mese, in cui si immagina un congresso nel lontano futuro dove si trovano dei fogli su un supporto cartaceo con un sistema di comunicazione rudimentale alfabetico di 21 lettere che vanno tradotte in suoni e questo raccontino che si chiama La Babbia parla di uno strano personaggio, forse duo, che inventa un mondo dove inventa un personaggio femmina che si chiama forse Eva o forse Diva, non si capisce, c'è un altro personaggio, un antagonista assolutamente secondario, un certo Adam, un Madam, che serve fondamentalmente appunto, per far risaltare le bellezze di duo, ed è chiaramente una decina di cartelle, di paginette, di feuillet in francese, un libricino per bambini senza grandi pretese, mentre poi nella conferenza il relatore passa a parlare di un importante testo religioso, una lista di desideri ritrovata a un grande dio di nome Carrefour. Ecco, mi sembra un modo di sculochiarire o di chiaroscurare un po' il motivo per cui secondo me vale la pena tradurre. La prima risposta alla domanda che Stefano ci ha fatto è perché no, però insomma forse un po' troppo poco. Perché sì, allora mi sono chiesto, è proprio perché un gioco come quello del mio autore belga francofono in realtà mi fa pensare, mi fa riflettere appunto, su una serie di risvolti in realtà profondamente complessi del mio rapporto col divino, per esempio, anche soltanto giocando così, e questo lo fa in qualità di interprete, per l'appunto, ma non l'interprete come lo intendeva Stefano, ma l'interprete sta robischiando, l'interprete saltimbanco proprio, quello che saltella sui significati e che la traduzione la fa anche un po' a casaccio, nella fiducia. Io vorrei che, se non so se questa scuola italiana esista, se esista, non so neanche se lontanamente mi ci avvicino, però mi piacerebbe pensare che sia una scuola, se c'è, gioiosa, fatta di cose che si fanno, che parte dal riso e sia un po' meno depressa rispetto a quello che a volte ci sembra forse essere una china che è troppo, come dire, concentrata sui limiti che abbiamo come interpreti, come traduttori, come persone pensanti, come persone interpretanti. E mi piace l'idea sia quella di Enrico del Mistero, sia tantissimo quella di Stefano. Quello che vado cercando quando traduco come traduttore, ma appunto vorrei dire come ente traducente, che poi siamo tutti, è il diverso che sta in me, più che l'antagonista, un qualcosa che in me non si accorda con me stesso e che quindi va a cercare qualcosa di diverso in me che lo spieghi e lo accordi e non lo faccia più piangere come quando sono stato tradotto da un carcere all'altro e mi hanno improvvisamente
dato la facoltà di respiro. E allora questo che cosa significa? Significa forse che quando ho una relazione con un testo e anch'io faccio molta fatica, anche se mi rendo conto, insomma, è abbastanza chiaro il concetto di testo chiuso, però faccio molta fatica poi a trovarlo nella realtà. Ci sono dei concetti che poi facciamo, che sono molto chiari, ma che è difficile andare a incontrare. Forse questo gioco liberare, questo antagonismo tra me e me, quando si confronta con un testo, in qualche modo dà a questo testo, funziona da prisma, e dà a questo testo delle possibilità in più nel suo essere in meno, perché ogni interprete, ogni traduttore, ogni sguardo su un testo ne illumina una parte diversa. Noi stiamo sempre a dire quello che si perde in traduzione, a me sembra che ogni traduzione illumini qualcosa di nuovo nel testo. Io credo che da questo punto di vista, lasciatemelo dire, bisognerebbe che chi traduce abbia più forza da questo punto di vista, anche più forza istituzionale, in qualche modo diventi una figura, come posso dire, più importante, più riconosciuta all'interno della società, perché fa un lavoro, o meglio, fa un lavoro, col suo lavoro illumina quello che facciamo tutti, e forse, e su questo passo la palla a Franco, forse questo può diventare, non dico un insegnamento, ma perlomeno un allenamento, un qualche cosa che se impariamo a saper fare ci può aiutare in tutti gli altri nostri saper fare. Non so che cosa ne pensi. Grazie, Daniele. Ringrazio naturalmente Stefano e gli amici per questa occasione. Perché tradurre? Questa era la domanda che ci siamo un po' posti. Io appunto ho appena pubblicato questo libretto che si intitola Tradurre l'errore, in cui cerco di dare una risposta che non è affatto in alternativa a quelle che ho sentito fino adesso, ma direi complementare, assolutamente complementare. Stefano ha insistito sull'altro, l'alterità, il rapporto con l'altro, quindi Enrico ha parlato soprattutto del velare e svelare e rivelare il testo, quindi centrando il suo intervento sul testo, il rapporto con il testo, e Daniele appunto ha chiuso il suo discorso parlando dell'importanza del traduttore. Naturalmente sono tre elementi fondamentali di questo processo. Ecco, io in questo libretto ho cercato di concentrarmi su un'altra figura, che è quella degli studenti, no? Cioè come la traduzione può diventare invece un momento per sviluppare, per mettere in discussione, per sviluppare, diciamo così, il pensiero critico e il pensiero creativo. E credo che questo sia un problema molto importante. Proprio un'ora fa stavo finendo di leggere una tesi di una studentessa sulla didattica della lingua, e a un certo punto mi sono imbattuto in questa frasetta che ho trascritto perché mi ha proprio sorpreso, di John Sinclair, che è un linguista importante, uno dei padri del Corpus Linguistics. È la studentessa che parafrasa, non ho avuto tempo di andare a verificare se è così l'affermazione, ma mi fido, e direbbe John Sinclair che per l'insegnamento di una lingua la varietà linguistica è in realtà una seccatura. Continuare a sottolineare a uno studente che esistono tanti modi per dire la stessa cosa potrebbe essere controproducente. E questo ha un suo senso, no? Se io devo insegnare a un bambino a fare una cosa e dico fai così, poi dopo vedremo le varianti. Ecco, quello che invece può succedere in un gruppo che traduce è quello invece di affrontare dei temi che siano dei testi che invece presentino questi, come è stato detto prima, inciampi, questi chiaroscuri, queste seccature. Proprio da queste seccature noi ci dobbiamo porre dei problemi. Di fronte a queste seccature troviamo appunto quella lontananza con l'alterità di cui parlava Stefano. E lì mettiamo prima di tutto in crisi noi stessi. Uno dei capitoli di questo libretto che ho fatto si chiama Digital Dishumanities, o del dire distopico. Naturalmente ho giocato con una parola che mi sono inventato, giusto per allitterazione, che è Dishumanities, che non esiste in inglese, insomma, e che vuole proprio sottolineare questo. Cioè io con la lingua faccio quello che mi pare e posso appunto, come diceva Daniele prima, divertirmi, giocare. E proprio in questo gioco, nel gioco linguistico, io posso mettere in discussione me stesso, prima di tutto, in un rapporto con l'altro
che sia davvero un rapporto costruttivo, creativo, e nello stesso tempo basato su tutta una serie di vincoli, di relazioni, di attenzioni alla diversità, alla differenza, al non abituale. Ecco, io credo sia questo un punto importante oggi, in cui invece tendiamo sempre a cercare delle situazioni convenienti, in cui ci identifichiamo, in cui appunto non abbiamo seccature, a partire appunto da Facebook, no? Troviamo il nostro gruppo, stiamo in quel gruppo, ci riconosciamo in quel gruppo, ci gratifichiamo con quel gruppo, parliamo quella lingua. Ecco, la traduzione invece ci butta dentro a un rapporto, ci butta dentro a una conflittualità, ci butta dentro alla differenza. E questa differenza noi dobbiamo non solo comprenderla, ma realizzarla, cioè metterla in atto. Ci sono due passaggi molto belli, uno di Haroldo De Campos, no, che dice che la traduzione è un'operazione critica indiretta. Quindi non solo io comprendo un testo o cerco di entrare dentro il testo, ma devo restituirlo. Quindi un'operazione critica indiretta. Radivojković, che parla appunto di una mediazione in atto. Sono due concetti, mi sembra, molto simili. Cioè l'idea che devo entrare in un qualche modo in diretta con quel testo, ricrearlo, rivelarlo, svelarlo, ricostruirlo. Ecco, credo che appunto tradurre un certo tipo di testi, come possono essere i testi estremi, i testi difficili, ma cervellotici come può essere Finnegan's Wake, ma anche giocosi come possono essere certe filastrocche dei bambini, ci costringa a confrontarci con appunto la seccatura, con l'inciampo, con il chiaroscuro. E devo dire, in questo libretto racconto anche di un'esperienza che ho fatto con un gruppo di studenti all'Università Modena, dove insegno, appunto, insegniamo in questo seminario, in questo laboratorio di traduzione, e un editore, Gallucci, mi aveva chiesto di tradurre un libro, un libretto per bambini che ho qui, faccio vedere, vediamo, che è uscito poi in italiano, che questo è Grano Quieto. In questo libro c'è, vedete, in inglese era un frog che era seduto su un log, e il frog dice, ma il gatto, vorrei sedermi sul mat, sul zerbino, e il gatto dice, no, cat sit on mat. Quindi c'è tutto questo gioco di rime degli animali che si devono sedere su degli oggetti che fanno rima con appunto il nome dell'animale. Ecco, tradurre un libro così vuol dire avere una capacità di essere molto creativi, ma di capire anche la struttura, no? Appunto, sembra un testo intraducibile. Quello che è successo è che io non ero stato in grado di tradurlo, anche se Gallucci mi aveva chiesto di farlo, e ho dato in pasto questo libro agli studenti, ho detto, vedete voi cosa si può fare. Dopo aver spiegato alcune regole, vi faccio vedere solo alcuni. C'era un lion che sit on iron, quindi un leone che si siede su un ferro da stiro, e nella traduzione dei ragazzi è diventato il leone fachiro sul letto da stiro. In inglese c'era quest'altra immagine di un parrot che siede su un mucchio di carrots, quindi la rima era carrots and parrots, l'immagine era un pappagallo grosso e uno piccolino, e i ragazzi hanno tradotto il pappagallo e suo nipote sulle carote. Quindi hanno fatto questa rima guardando le immagini. Ecco, questa è creatività, è capacità di risolvere i problemi in maniera creativa, consapevoli dell'inciampo, no? E appunto diventando sia uno strumento per mettere in gioco le abilità critiche degli studenti, le abilità creative degli studenti, ma anche di lavorare insieme. Quindi le famose traduzioni collaborative, che sono anche traduzioni, diciamo, democratiche da un certo punto di vista, no? Sono traduzioni in cui noi non facciamo più affidamento alle digital disumanities, cioè affidiamo le nostre competenze a delle strutture chiuse, ma ci mettiamo in gioco insieme ad un gruppo di persone. E credo che forse questa non sia una novità, visto che mi pare che Stefano abbia lavorato, ecco, su una, forse la prima impresa traduttiva fatta insieme da un gruppo di persone,
e cioè la traduzione della Bibbia dei 70. E quindi darei la parola a Stefano adesso su questo. Sì, grazie Franco. Sì, io sto lavorando a questa cosa che per adesso si intitola traduzione alla ricerca di un originale, appunto la traduzione della Bibbia dei 70. No, sì, questa cosa della traduzione collaborativa è interessante perché in realtà la leggenda che tutti noi, che si conosce normalmente, che si insegna normalmente sulla traduzione dei 70, qual è? È la classica leggenda per cui, cioè, tutti credo all'università in un corso di storia della traduzione gli sarà stato detto più o meno questa cosa qui, che la leggenda appunto della traduzione è quella per cui questi 70 traduttori vengono chiamati in Egitto, ad Alessandria, vengono messi nell'isola di Faro, nell'isoletta di Faro, vengono separati in tante casette, traducono ognuno per conto suo e alla fine la traduzione è miracolosamente identica. Ora, la cosa che è affascinante di questa storia è che non è così. Cioè, questa è una ricostruzione tarda della storia, mentre la storia originale è collaborativa, appunto. Cioè, ed è, secondo me, emblematica di quello che potrebbe essere la traduzione. Cerco di essere brevissimo su questa storia qui, però credo che sia, non posso dire, una specie di segno di quello che è la traduzione e di come invece è nascosta attraverso l'idea della ispirazione divina. No? Come se qualcun altro appunto venisse, desse il risultato uguale per tutti. Allora, la storia originale è questa. Sì, è vero, il bibliotecario di Alessandria vede che non ci sono i libri degli ebrei nella biblioteca, quindi Tolomeo manda una ambasciata a Gerusalemme perché vengono trovati dei traduttori, non 70 ma 72, perché corrispondono a tutte le tribù di Israele. Vengono individuati 72 saggi che conoscono sia l'ebraico che il greco, e vengono portati appunto in Egitto. Cosa succede lì però? Prima cosa, prima di tutti, la cosa più divertente, appena arrivano il re li tiene a banchetto per una settimana. E già questa è la cosa divertente che diceva prima Franco, diceva prima Daniele, c'entra insomma, no? Li tiene a banchetto per una settimana. E cosa fa durante questa settimana? Gli pone loro una serie di quesiti che non c'entrano nulla con la traduzione, quesiti che riguardano, sono sfide intellettuali, sfide filosofiche. E alla fine di questa settimana, dopo tanti banchetti, il re dice, siete stati più saggi dei miei filosofi, avete risolto meglio dei miei filosofi i problemi. Cioè i 72 traduttori, prima di tutto, sono dei saggi filosofi. Ok? Sono dei traduttori che interpretano, che non sono quindi semplicemente, non sono insomma una specie di dattilografi più colti, sono dei saggi filosofi. Quindi il primo modo in cui vengono individuati è quello. Secondo tema, vengono sì portati all'isola di Faro, ma non vengono messi in 72 casette separate. Questa addirittura è una storia molto tarda, che non è neanche nelle prime riscritture, sono riscritture continue di questa leggenda, fino a San Girolamo. San Girolamo non ci crederà. Ma vengono messi in un edificio, e come funziona la traduzione? Traducono ognuno per conto suo nella propria cameretta, poi la sera si ritrovano con tutti i problemi sono stati sollevati durante la giornata, si confrontano fra di loro e decidono qual è la soluzione migliore. Traduzione collaborativa. Quindi i traduttori sono dei filosofi, lavorano assieme e attraverso un metodo critico cercano di trovare delle soluzioni. Però a questo punto c'è un problema. Prima era l'ispirazione di Dio che dava autorità alla traduzione, che autorizzava la traduzione, no? Cioè, se c'era prima l'ispirazione divina, cioè quella traduzione lì non può essere altro che giusta. Adesso che questi traduttori, che sono sì dei filosofi, sono sì dei saggi, ma si incontrano fra di loro e si mettono d'accordo su qual è la soluzione, come faremo noi oggi, come faremo in un seminario, chi è che autorizza la traduzione? Chi dà autorità alla traduzione? Questo è il terzo punto interessante. Alla fine del processo, la traduzione viene letta davanti al popolo. Cioè viene letta davanti al popolo, ovviamente ebraico che parlava greco, ok?
viene letta pubblicamente ed è il popolo, cioè la comunità, che giudica quella traduzione una bella traduzione. Dunque, la traduzione è fatta da filosofi, da saggi, è fatta in maniera collaborativa e chi autorizza, chi dà autorevolezza alla traduzione è la comunità, in un dialogo appunto con i traduttori stessi. Cioè una storia completamente diversa da quella che abbiamo sempre saputo, no? Per cui arriva una specie di ispirazione divina che segna, che dà il segnale finale del valore della traduzione. Credo che in questa storia originale del 70, nella 70 ci siano tante cose, ci sono anche molte più cose. Ci dice ad esempio che innanzitutto la Bibbia, quella che noi chiamiamo Bibbia in maniera diciamo non del tutto corretta, è un testo che è vissuto nelle traduzioni, è un testo di cui non abbiamo sostanzialmente un originale, ma che ha molti originali, e alcuni di quegli originali sono addirittura le stesse traduzioni. Direi che in questa storiella di Aristea, no? Che sta all'origine della cultura occidentale, perché la traduzione del 70 segna anche il vocabolario della cultura filosofica occidentale post giudeo-greca, dice molte cose su quello appunto che comunemente a noi accade durante la traduzione. Enrico, a te. Grazie. Sì, traduzione collaborativa è quello che forse su cui dovremmo puntare, anche per fugare alcuni equivoci che poi nascono in merito appunto alla traduzione, a chi deve autorizzare. Insomma, c'è anche una domanda qui, magari poi risponderemo. La domanda che tu poni, chi è che deve autorizzare una lettura? L'autore, se l'autore non c'è, se l'autore è evanescente come un essere supremo, insomma, che probabilmente era lui stesso un traduttore. Sono domande aperte, magari dopo dedichiamo un po' di discorso anche a questo. Io sono convinto che portano queste domande a quel concetto di testualità in fieri, che fa sì che un traduttore è sempre un traduttore di passaggio. Cioè un traduttore non si deve ritenere mai definitivo. A me fa molto tenerezza quando leggo la traduzione definitiva di un certo testo, sono cose insomma che non esistono, perché un traduttore è se stesso innanzitutto e occupa uno spazio-tempo ben definito ed è soggetto ad essere in qualche modo rimpiazzato. Ma soprattutto esiste una forza, una vitalità dei testi che possiamo chiamare in tanti modi. Io nei testi letterari la chiamo appunto il letterario, per distinguerlo dalla letteratura, che invece la ritengo più una questione di accordi commerciali. Il letterario, cioè l'imponderabile, Daniele parla di bellezza, tante, però esistono questo tipo di forza vitale dei testi, esiste sia per i testi letterari che per i testi normalmente ambigui, no? La famosa il famoso sign, la scritta che c'è sulla metropolitana di Londra, che dice dogs must be carried on the escalator, cioè che vuol dire? Ti devi portare un cane sulle scale mobili, oppure che i cani che hai devi portarli sulle scale. Allora ci sono, l'ambiguità sta in tutto, sta soprattutto secondo me in quella parte di creatività che può anche rasentare a volte il comico, il ridicolo, il fanciullesco, il children's literature, le battute. Io, mentre ci così pensavamo a cosa dire, mi sono messo a guardare alcune barzellette improbabili che ho letto sull'Irish Times, e di cui ce ne sono quasi tutte intraducibili dal punto di vista della eguaglianza, dell'equivalenza, cioè quasi tutte da modificare, cioè da rendere altra cosa per poter far sì che in qualche modo si mantenga questo spirito vitale. Cioè, per poterlo mantenere, molto spesso sei costretto a cambiare. Quella che mi ha fatto più ridere ha proprio a che fare con un'espressione inglese, to taste funny, che così potremmo rendere come qualcosa del tipo ha un gusto strano, ha un sapore strano, no? Qualcosa che taste funny, ha un sapore strano, però questo funny ci parla anche di divertimento e di gioco. E questa barzelletta, che è veramente idiota, ma
per quanto stupida è proprio intraducibile, secondo me, mantenendo un qualche tipo di equivalenza, è una di quelle barzellette che fanno più ridere nella parte che non fa ridere, cioè la battuta non fa tanto ridere, la parte iniziale sì, ve la dico in due secondi. La parte iniziale è questa: two cannibals are eating a clown. A me già mi fa ridere perché due cannibali che mangiano un clown fa molto ridere. Questa qui è la parte traducibile, tu la traduci, due cannibali mangiano un clown, già hai fatto il tuo gioco. Però poi c'è la battuta che è questa qui, uno dice all'altro: does this taste funny to you? Cioè, ovvero, se non la traduce viene fuori, non c'è un sapore strano per te, non è più una battuta. Ovviamente rimane battuta se pensi al fatto che c'è funny e che c'è clown, però nel momento in cui l'hai tradotta è diventata un'altra cosa, cioè non funziona più se la mantieni. Devi fare qualcosa. Ora io non mi sono inventato traduzioni, anzi magari le lascio a voi, ci possiamo pensare come fare, però mi fa questo credere, mi convince ancora di più che la traduzione, in quanto interpretazione dell'imponderabile, cioè di questa cosa che dobbiamo mantenere non mantenendola, cioè cambiandola dobbiamo mantenere, questo paradosso, questa improbabilità, è una scommessa. È una scommessa e come tutte le scommesse si basa su logiche probabilistiche, cioè si basa sul fatto che io calcolerò le probabilità che funzioni una certa risposta. E io nel provare a creare un po' un minimo di struttura intellettuale a questo discorso, ho pensato a un collegamento, che è quello con la teoria dei quanti, cioè con il fatto che la fisica dei quanti ci ha spiegato innanzitutto che c'è un principio di indeterminazione fondante, e poi ci ha anche detto che noi possiamo vedere la posizione di un certo elemento, ma non possiamo calcolarne la traiettoria se non in senso probabilistico. Cioè possiamo vedere cos'è un testo per noi, ma non possiamo davvero capire perché è così per noi. Cioè sono tante le varianti, un testo mi può colpire per tante varianti, potrà colpire Daniele per altre varianti, Franco per altre varianti e Stefano per altre varianti. Noi possiamo vedere solo il risultato di un'interpretazione, ma la parte che c'è prima, il cono d'ombra, cambia per tutti, cambia per le persone. Quindi come creare una scientificità del tradurre, come pensare, come si può pensare che si va in qualche modo a credere che il traduttore sia l'interprete che porta una verità? È invece molto più semplice e molto più, secondo me, logico utilizzare lo schema di cui parlavi tu, Stefano, cioè tornare all'idea che la traduzione deve essere collaborativa, cioè deve essere un qualcosa che preveda uno scambio, ma non solo uno scambio tra traduttore e revisore, come avviene normalmente nelle case editrici, nel migliore dei casi, ma uno scambio in senso proprio di comprendere come andare a modificare un testo, qual è il modo migliore per modificare un testo, perché la traduzione è modificare un testo, è cambiarlo il testo. Voi avete invitato Larry Venuti qualche tempo fa, e lui, quel libro famoso del 2013-14, Translation as Change. Translation significa cambiamento. Cioè tradurre vuol dire cambiare, però questo cambiamento mantiene qualcosa. Ora, io sono per buttare più che altro domande più che per dare risposte, sono convinto che la letteratura e la traduzione debbano creare domande più che dare risposte, per questo non mi sento mai in grado di dare troppi consigli. Noi siamo tutti capaci di capire quando una traduzione non è fatta bene e quando è fatta bene, ma perché è fatta bene? È già difficile, già più difficile da spiegare, però magari a Daniele questa cosa ce la può spiegare lui. Sì, no, io una risposta la voglio dare. Voglio dare una risposta ad Elena Bossi e userò i due minuti che volevo usare partendo in parte dal tuo principio di indeterminazione m'ero preparato tutta una serie di cose bellissime, la molteplicità, che non è soltanto lessicale, ma anche ritmica, ma è anche fatta, non è solo semantica. Però Elena Bossi, invece, voglio ripartire da quello che diceva, mi scuserai Enrico, da quello che diceva Stefano prima sul fatto che, peraltro lo scrive anche Terinoni nel suo libro, che è la collettività. E la collettività è qualcosa di temporalmente molto definito, che quindi cambia, perché i suoi principi cambiano nel tempo, come cambia la collettività, a dare l'avallo a una traduzione, per cui la collaboratività è, in realtà, non è soltanto tra traduttori, ma è tra tutti quanti quelli, tra tutti gli interpreti. Scrive Elena Bossi: buonasera, innanzitutto vi ringrazio, cioè, la traduttrice esordiente, quando traduco, la mia preoccupazione è essere fedele al testo e all'intenzione dell'autore. Come si concilia questo con quello che è stato detto finora riguardo al ruolo creativo del traduttore?
Bisognerebbe chiedere il permesso o la licenza, tra virgolette, all'autore se si vuole prendere qualche libertà nella traduzione. Questo io voglio rispondere ad Elena, perché non è solo con gli autori esordienti, è con i giornalisti e con i critici. C'era un'altra domanda su chi è il critico. Qui nessuno si vuole sostituire a un critico, anche se mi piacerebbe avere più critici della traduzione e più rubriche di critica della traduzione nei giornali, recensioni di traduzioni, ma al di là di questo si tratta sempre di posizioni diverse. Quando Stefano Ordini parla di filosofia, io credo, correggimi Stefano nel caso che sbagli, che intenda proprio di evitare di stare in dei ruoli un pochino asfittici per entrare in qualche modo in un flusso di pensiero un pochino prenda un po' di respiro. Allora, alla traduttrice esordiente, anche al giornalista che scrive la traduzione impeccabile o definitiva di Terrinoni e di Nasi, vorrei dire, guardate che la volontà dell'autore non sta nelle parole, anche perché se ci stesse nel lessico, se ci stesse non potremmo tradurre, perché l'ha appena detto Terrinoni, le parole se non le cambi tutte non hai tradotto, perché se no rimane... ci vuole un, non so, faccio un esempio estremamente pratico, veramente stupidissimo, che non è mio, tra l'altro, è di Elisabetta Bartuli, che è una meravigliosa arabista che si pone i problemi dell'interprete politicamente, come diceva Franco, di un lessico. Village o village, tanto per usare due lingue che tutti pratichiamo, quando si tratta in italiano lo traduciamo villaggio. Anche quando si tratta di un villaggio bombardato, perché un conto è bombardare un villaggio, un conto è bombardare un paese, una frazione, una cittadina, capite già che una scelta lessicale così apparentemente insignificante diventa politicamente molto rilevante. Quindi le domande che ci dobbiamo fare, peraltro, poi proprio all'atere, molto velocemente, chiedo conforto a tutti i colleghi esordienti e non, ma avete provato a chiedere a un autore quali sono le sue intenzioni? Giustamente l'autore alza il sopracciglio destro e sinistro, quello gli viene meglio, e quando è antipatico ti dice indovinale, quando è simpatico ti dice non le so nemmeno io, perché è una domanda in realtà che non è all'altezza di un testo, non soltanto di un testo creativo. Stiamo attenti anche a non andare per forza sui testi particolarmente aperti, perché noi quello che ci dobbiamo permettere, secondo me, è la possibilità di sbagliare, la possibilità di indurci in errore, di cadere in qualcosa che non sembra giusto, anche laddove sembrerebbe tutto facile, tutto semplice, tutto ovvio. È lì che viene fuori la creatività, non tanto in... è facile per noi parlare dei testi complessi, complicati, apertissimi, ma quando Enrico Terrinoni dice faccio fatica a immaginare un testo chiuso, secondo me lì è il punto. Se non ci permettiamo, come faceva Gianni Rodari, di cadere continuamente nei nostri stessi errori e da questi di trovare in qualche modo un supporto per... Non vi piace la parola creatività, non ci piace la parola critica, usiamo la parola scoperta, la parola viaggio. Prima, e passo su questo la parola a Franco perché sennò non gli lascio proprio più la parola, ma prima volevo solo richiamare un attimo il concetto di viaggio che diceva Stefano Arduini, il viaggio di Abramo. Io addirittura sto cominciando a ripensare al viaggio di Adamo. Chissà se quella cacciata dal paradiso terrestre non è stata una fuga verso l'errore, verso qualcosa di possibile da poter finalmente rinominare, per questo dico Adamo. Tutto sommato noi abbiamo questa possibilità. Quando traduciamo, che cosa facciamo? Ridiamo un nome nuovo a qualcosa che è già esistente, che è il gesto più antico dell'uomo, almeno a stare appunto a quel testo senza originale che è la Bibbia. Quindi io, piuttosto che andare in cerca della vera intenzione, del vero significato, mi permetterei come traduttore di cadere in errore. Su questo do la parola a Franco, che sugli errori ci lavora parecchio, che può dire sicuramente qualcosa di più e meglio di me. No, ho visto nelle domande una possibile traduzione alla battuta di spirito, al motto di spirito di Enrico Terrinoni di Roberto Spadaro, che dice cannibale ha un sapore buffo, non trovi? Ecco, questa è già una possibilità, mentre Daniele parlava, pensavo appunto anche a, oltre ad ascoltarlo con attenzione, ma pensavo anche a una traduzione possibile della battuta, e allora mi è venuta in mente una cosa banalissima, che è questa, cioè due cannibali che mangiano uno straniero e l'altro dice ma non ha un gusto strano? Ecco, non fa ridere come clown e funny? Però che cosa succede qui? Mettiamo in gioco appunto una,
come dire, un cortocircuito, un inciampo nella lingua. Cioè, di solito io dico straniero e proprio straniero mi passa, non è che lo collego a è un tipo strano. Un tipo strano è un tipo strano, uno straniero può essere rispettabile. Ecco, giocando in questo modo io creo un cortocircuito in qualche modo nel linguaggio. Ed è esattamente quello che diceva Daniele adesso, cioè la vita è fatta di inciampi, per questo la dimensione filosofica della traduzione, perché ci butta dentro questi inciampi. Chi diavolo sa che cosa voleva dire Shakespeare quando non abbiamo il testo che ha scritto Shakespeare? Eppure oggi pensiamo di essere capaci di fare un lavoro filologico su un testo che forse non c'è, e la stessa cosa l'abbiamo nella Bibbia. E quindi cerchiamo, appunto, io a lezione la prima cosa che dico ai miei studenti è che se all'esame verranno e mi diranno che una traduzione non è fedele, ritornano la volta dopo, perché fedele è bandita, no, dal lessico critico, che non ha nessun senso la parola fedeltà in traduzione. Quindi fedele a chi? E chi è il proprietario di quel testo? No? Abbiamo tutti letto dire quasi la stessa cosa di Umberto Eco, che è un testo ovviamente pieno di Umberto Eco, no? In cui lui si fa paladino del suo modo di avere scritto Il nome della rosa, al punto che no, va a fare le pulci ai traduttori che non hanno tradotto come lui intendeva. Ma lui ha scritto un testo, il testo va per conto suo, insomma, e ciascuno di noi può leggerlo e interpretarlo come interpretiamo tutte le cose della vita. È chiaro che ci deve essere, prima di tutto, un'attenzione, e questa è la cattiveria del traduttore, cioè la determinazione, il rigore, un'attenzione al testo di partenza. Bisogna lavorare e non stancarsi di lavorare su quel testo. Ecco, cosa che fa, ad esempio, Enrico, nella sua traduzione di Finnegan's Wake, non so quante veglie notturne ha fatto pensando appunto all'ambiguità di quei termini e quanto c'era dietro un termine. Una volta che si è fatto questo, cioè che si è capito che clown e funny sono legati da un certo tipo di vincolo, dopo possiamo giocare, e qui sta la creatività, che non è ognuno fa quel che gli pare, ma è una come dire, creatività vincolata, vigilata, attentissima, continua, che deve basarsi sul rispetto, e questa è un'altra parola chiave, il rispetto del testo di partenza, il rispetto che è il rispetto dell'altro, ma solo attraverso il rispetto dell'altro, attraverso questa relazione forte, e torno su quello che ha detto Stefano, che si costruisce il soggetto, che ci costruiamo noi come individui e noi come comunità. Questo è un altro elemento fondamentale. Quindi non il traduttore, il revisore, l'editor che fanno una filiera editoriale. Questo è nel mondo normale, diciamo nel mondo imprenditoriale, e va benissimo. Però anche la traduzione come momento di confronto, in cui appunto succedono cose belle, no, succedono cose belle come quella banale Iron e Lion, no, che vi ho detto prima, ma succedono continuamente, insomma. Finito. Adesso ripasserei la palla a Stefano. Non so. Sì, io siamo sul punto di chiudere. C'erano alcune domande che ritornano sulla questione. Adesso è sparita la domanda che in realtà partiva dal testo di Terinoni, mi sembra. Stavo guardando che non la vedo più. Enrico. Però in realtà alcune di queste domande, compresa ad esempio quest'altra che dice come si può separare il concetto di traduzione unidirezionale, testo di partenza e di arrivo, quella per Enrico riguardava appunto la successione, no? Testo traduzione, no? E poi diceva mi viene piena la traduzione del testo. Allora io quello che ricordo sempre a tutti comunque questo è che il testo più tradotto al mondo e più tradotto negli ultimi mi sono perso Stefano Arduini, voi lo continuate a ascoltare? No. È un testo che non ha un originale, è un testo che Non si sente Stefano, si è bloccato il tuo. E io ho risposto in privato a quella domanda dicendo che secondo me tradurre significa, è una modalità della scrittura. Sono convinto che la traduzione è una modalità della scrittura, però sono convinto anche che scrivere e tradurre siano in qualche modo affini, perché non solo materialmente ma anche dal punto di vista
della possibilità, no? Che noi creiamo. Questo mi era inventato un po' la parola translator, il traduttore, no? Tanti l'hanno detto già in passato, ma fa pensare anche al traduttore, perché gli attori sono interpreti, e questo è meglio di Daniele, insomma. Ma c'era Monica Pareschi che in un'intervista proprio su questa domanda, su se viene prima l'uovo della traduzione o la gallina dello scrivere, intanto credo che sia tornato Stefano, diceva per l'inglese è più facile perché siamo tutti writers, tutti scriventi in qualche modo, ve lo trovo una felice. Stefano. Microfono Stefano, microfono. Sono, purtroppo sono a casa, quindi la connessione non è perfetta. Dicevo, un testo come la Bibbia, in cui il testo masoretico, quindi il testo che trasforma, mette per iscritto sostanzialmente quella che è una tradizione orale, è un testo che è molto più tardo della traduzione dei 70. Cioè abbiamo un caso unico in cui la traduzione in greco è più vecchia del cosiddetto originale. Ma per un motivo molto semplice, perché in realtà all'origine di quei testi lì c'è una molteplicità testuale, una plurivocità testuale che non ha uguali. Dunque la Bibbia è un testo che ha molti originali, non sappiamo chi sono gli autori, non sappiamo chi sono gli autori della Bibbia. I nomi che circolano sono ovviamente simbolici molto spesso. Abbiamo solo il nome di uno di cui siamo sicuri, che è nella Siracide, quello che fa la premessa, e che è un traduttore. L'unico nome di cui siamo sicuri è un traduttore. Non abbiamo i nomi degli autori, non abbiamo i testi originali, non abbiamo un testo unico. Eppure il testo è un libro che vive sempre solo nella traduzione. Voglio dire, pensare appunto qual è la successione, chi viene prima e cosa avviene, mi sembra un esempio emblematico di quello che può fare la traduzione anche se non c'è l'autore, anche se non c'è l'originale. C'è qualcuno che vuole rispondere alle altre, qualche altra domanda? Più o meno girano su questa cosa qui, ad esempio il concetto di traduzione unidirezionale, o la domanda che mi ha prima posto Enrico, non lo so. Franco aveva una risposta da dare. La traduzione unidirezionale, non ho ben capito la domanda, però immagino che abbia più a che fare con una logica di traduzione tecnica, perché nella traduzione letteraria superiamo questo concetto con la pluralità di traduzioni, con il fatto esatto. Che a un certo punto della storia le traduzioni cominciano a moltiplicarsi, come è successo per Orwell, per cui abbiamo quest'anno 10-12 traduzioni degli stessi libri, e chiunque, ecco, luce da tutti, siamo tutti là. E quindi non esiste più questo concetto, ma non esiste in generale, perché non si può entrare nella testa altrui, e soprattutto perché l'intenzione dell'autore, ora io qui invece difendo un po' Eco, perché è stata superata dall'intenzione del testo, che è in qualche modo reperibile così nelle parole, però nelle strutture, però è reperibile in maniera soggettiva e individuale, per cui è sempre una intenzione del lettore. Cioè l'intenzione del testo di Umberto Eco, se andiamo a vedere, è un'intenzione del lettore che vede certe cose nel testo. Il lettore, il traduttore è quasi, io lo paragono quasi al profeta, cioè un profeta nel senso che un seer, in inglese seer, colui che vede, il veggente vuol dire anche profeta, il traduttore vede quello che vede. È ovvio che poi è aiutato dalla competenza, dalle tante letture, dal fatto che deve studiare, no? Che deve confrontarsi con tante persone, però è un veggente, cioè uno che vede delle cose, e a volte le vede, a volte non le vede, e quindi molto spesso fra traduttori questo dibattito esiste, no? Io qui ho visto questo e tu non hai visto le traduzioni collaborative come quella del Finnegan's che facevo con Fabio Pedone, ma lì a volte io vedevo una cosa e lui vedeva un'altra cosa. E poi il fatto di negoziare, arriviamo probabilisticamente a vedere quella che è più probabile. Questo è il procedimento, secondo me, più sano, no? Nelle traduzioni collaborative, quello di andare a comprendere il testo non come verità definitiva, ma come verità probabile. Certo, certo. E,
Faccio solo un altro piccola nota sulla questione biblica che riguarda la traduzione, perché può essere appunto un modello per tante cose. Che cos'è? Voi sapete che sappiamo tutti che c'è il testo diciamo, della la Torah, e poi ci sono una serie di interpretazioni. Il Talmud è un'interpretazione della Torah, ok? Ma il Talmud stesso è fatto di una serie di testi che ognuno dei quali interpreta gli altri in continuazione. C'è una specie di processo infinito di interpretazione, una specie di riscritture continue. Allora io credo che anche il discorso della linearità della traduzione originale che era nella domanda riguardava sostanzialmente questo, cioè l'idea che c'è un testo originale e c'è una traduzione. Questo può essere, diciamo così, come macro discorso può avere un senso, però è vero anche che abbiamo tanti testi in cui la linearità non è questa, perché appunto c'è una circolarità nelle traduzioni. E il testo biblico è esattamente questo, in cui questa linearità... Si è perso ancora... È emblematico che sulla linearità... Cioè non ha questa linearità di un testo originale e di una traduzione, ma in realtà è un'esplosione di possibilità. Si interrompe. Franco. Microfono. Un microfono. Non so se ci sono altre domande. Franco, volevi dire qualcosa? Sì, scusami. C'è il microfono. Però il microfono spento. Forse non ci sente neanche lui, sai? No, vi sento, solo stavo cercando di capire le domande, ma... Ok. Forse ci sono su YouTube, ma noi non le vediamo. Ve le leggo, quelle che vedo io. Il traduttore interprete potrebbe quindi essere considerato il primo critico dell'autore, o la critica resta separata? No, queste le vedo, sono quelle su YouTube, che forse non vediamo. Mm-hmm. Ah, ok, no, sì. Se c'è qualcuno che le vede quelle su YouTube, perché noi qui vediamo solo quelle su Zoom, probabilmente. Sì, è giusto, sì, infatti c'è quella che... Ecco, Stefano dice di concludere. Benissimo. Va bene. Franco, conclusioni stanno a te. Ma perché? Così, per farti un dispetto. Un dispetto? Non sono pronto sulle conclusioni. La traduzione è un processo aperto, quindi come si fa a chiudere un processo aperto? No, non so se quello che ha detto Stefano sulla via italiana, la traduzione, fosse una battuta o un dato di fatto. Credo che però ci sia, ecco, almeno da parte mia, una certa avversione a chiudere le cose, non chiudere questo pomeriggio, ma chiudere le discipline, a chiudere le modalità di operare, chiudere i metodi, avere la parola sempre pronta su tutto, la chiarezza su tutto, la sicurezza su tutto. E questo libretto che ho fatto su tradurre l'errore vuole essere anche un inno un po' all'errore, cioè la capacità di convivere con la provvisorietà. Questa era un'espressione che usava mio maestro Mattioli, che diceva che tradurre ha a che fare proprio con questa accettazione della provvisorietà. E credo che sia una bella espressione, insomma, che ci permette di vedere la traduzione come un fatto tecnico, che è un fatto tecnico, cioè bisogna avere una preparazione linguistica solida, bisogna sapere usare gli strumenti informatici che adesso abbiamo a disposizione, sapere quanto sono importanti questi lavori sui corpora che vengono fatti, sugli algoritmi, eccetera. Sono strumenti fondamentali, e però non sono sufficienti, proprio perché la traduzione è parte della vita, è un modo, appunto, credo, non credo una metafora della vita, è la vita, insomma, e questa vita è fatta di inciampi, come dicevamo, di chiaroscuri e di rapporti con gli altri, ed è anche poi anche un lavoro, ovviamente, un lavoro che, come sappiamo bene, deve essere riconosciuto e difficile e valorizzato. Quindi non so se c'è una via italiana alla traduzione. Forse la via italiana alla traduzione può essere appunto questa capacità di vedere dall'alto un po' questo processo, la capacità di vedere questo processo come un processo, Stefano usa il termine transdisciplinare, ma insomma il senso è un po' quello, cioè avere una visione dall'alto, fenomenologica, aperta, capace di comprendere la complessità
e l'importanza di questo, di questo, di questa attività, insomma, che è un'attività dura, difficile, però anche di grande soddisfazione e di grande divertimento, credo. Io, perché tradurre, io personalmente non lo faccio come mestiere, ma lo faccio proprio da dilettante, nel senso che mi diverto proprio quando mi capitano questi testi da tradurre che io non riesco a tradurre, poi magari trovo degli studenti che lo fanno. Ecco, per me questa è una grande soddisfazione, un grande divertimento, insomma la sorpresa di trovare delle soluzioni a situazioni apparentemente impossibili. Grazie, grazie Franco. Beh, ringraziamo anche chi ci ha ascoltato, grazie naturalmente a Stefano e Enrico, ringraziamo anche chi ci ha seguiti, che mi sembra sempre un miracolo. Grazie di essere stati con noi, non vi vediamo ma vi abbracciamo virtualmente in maniera confusa e ahimè solo virtuale al momento, ma insomma siete la comunità che ci dà legittimità e quindi grazie. Ciao a tutti.